Bene, innanzitutto devo ringraziare tutti coloro che sono intervenuti. Credo che possiamo essere soddisfatti di questa sessione di lavoro e credo che siamo riusciti a organizzare un dialogo che non è un dialogo fra sordi, fra i costituzionalisti e diciamo così, gli esperti, coloro che si sono battuti per far valere l'incostituzionalità delle leggi elettorali con i responsabili delle forze politiche che sono venuti qui e che ci hanno dato un grosso contributo. Ora, in effetti noi ci troviamo in una situazione molto interessante perché adesso stiamo entrando nel vivo delle scelte che si dovranno compiere sul sistema elettorale, insomma, se si faranno delle scelte, se non rimarremo bloccati a metà strada del guado mantenendo quello che ci ha lasciato la Corte Costituzionale. E questa è una battaglia storica, come è stata la battaglia per il referendum costituzionale, perché la legge elettorale, lo diceva Gian Domenico Romagnosi 200 anni fa, è la Costituzione di un paese, parliamoci chiaro. Cambiare la legge elettorale significa modificare la Costituzione e noi abbiamo visto che hanno cambiato la Costituzione in Italia, volevano cambiare la Costituzione per adeguarla alla legge elettorale Italicum che avrebbe comportato una modifica della democrazia, del sistema democratico come concepito dai padri costituenti e la trasformazione del nostro ordinamento in una democrazia dell'investitura, in cui la democrazia si risolveva nella scelta del corpo elettorale di decidere chi deve comandare, quindi risolvere la democrazia non più nella partecipazione, non c'è più la sovranità del popolo, ma la sovranità del popolo consiste in delegare, decidere a quali individui dovesse essere affidato il potere di compiere le scelte politiche per tutti. Quindi liberi, saremmo stati liberi un solo giorno ogni 5 anni e poi dopo ognuno tornava a casa e non c'era più nessun rapporto fra governo e Parlamento e popolo sovrano. Questo progetto che è stato sconfitto, è sconfitto in crisi, è stato sconfitto doppiamente, sia attraverso la sconfitta del referendum costituzionale, sia attraverso l'intervento della Corte Costituzionale che è stato frutto di una battaglia per la democrazia che è stata portata avanti tenacemente da ristrette minoranze che però hanno, diciamo così, queste minoranze hanno attivato i sistemi di garanzia che ancora esistono nel nostro ordinamento e che i costituenti, diciamo così, hanno voluto forti e robusti proprio per evitare, per mettere dei limiti agli abusi, agli eventuali abusi di potere compiuti dal governante di turno. È importante che in questa battaglia ci siano le forze di sinistra non assorbite dal PD, è importante che sia presente anche il Partito Liberale e altre voci che non sono a sinistra, ma hanno tutte lo stesso interesse a che la democrazia funzioni e che ci sia un sistema rappresentativo che consenta di mantenere poi in piedi l'equilibrio fra i poteri ed evitare le scorciatoie autoritarie che ci vengono suggerite dalle vicende internazionali che in questo momento vedono, diciamo così, fanno sì, dopo l'89 i sistemi di democrazia, diciamo così, partecipata, rappresentativa, parlamentare non sono più in auge. C'è un forte vento che tende a, diciamo così, a ridurre al minimo il ruolo del Parlamento e a concentrare i poteri nelle mani del governante. E ora noi abbiamo la possibilità, dopo 20 anni di
di veleni introdotti dal sistema maggioritario che hanno corrotto la vita politica del nostro paese, abbiamo la possibilità finalmente di invertire la rotta e di andare a un cambiamento. Questo non è solo merito nostro, è frutto di una serie di circostanze, è frutto del fatto che la camicia del bipolarismo che il sistema, o addirittura bipartitismo, che il sistema elettorale voleva imporre al popolo italiano, prima attraverso il Mattarellum e poi in modo più scientifico attraverso il Porcellum, questa camicia è stata strappata dal popolo sovrano, che non ha accettato di ridursi nello schema di due poli o di due partiti. E quindi le elezioni del 2013 hanno avuto hanno rappresentato questa rivelazione assolutamente positiva per il nostro paese, che non ci possono imporre i demiurghi che fanno le riforme elettorali eccetera, non ci possono imporre forzatamente il bipolarismo che poi gli interpreti politici principali tendevano a tradurre in bipartitismo, perché abbiamo visto alcuni partiti sono stati liquidati, altri sono stati assimilati e così il sistema tendeva a creare un bipartitismo imposto in qualche modo da autorità, e questo si collimava con l'esigenza di una democrazia dell'investitura. Ecco, questo pericolo l'abbiamo scampato, l'abbiamo superato, questo progetto è fallito e noi ci troviamo di fronte alla possibilità, abbiamo la grande opportunità di rovesciare questo progetto che da 20 anni avvelena la vita democratica del nostro paese e che crea la disaffezione dei cittadini e crea il crollo totale della fiducia nei partiti e del popolo italiano nei partiti e nelle istituzioni rappresentative. Noi abbiamo la possibilità adesso, per questo insieme di circostanze, che questo processo si rovesci, e quindi dobbiamo agire attivamente per andare avanti su questa strada. E allora ci sono dei nodi molto importanti che devono essere risolti. Io qui ho visto che più o meno c'è un accordo di fondo sulle questioni principali, cioè che il premio di maggioranza intanto al 40% è un'assurdità. Ecco, l'unica cosa buona del premio di maggioranza al 40% è che non lo prende nessuno, e quindi, come con la legge truffa, abbiamo la speranza. La legge truffa fissava il 50% più un voto, non lo presero perché gli mancavano due voti, e quindi quel premio cadde. Noi abbiamo la speranza, la possibilità concreta che se nessuno prende questo premio di maggioranza alla fine si abbandonerà e si uscirà fuori da questa illusione che ci può essere una minoranza che diventa maggioranza per legge e ottiene la possibilità di governare per legge senza avere il consenso della maggioranza del popolo italiano. C'è la questione delle soglie di sbarramento. Questa questione è molto delicata. Innanzitutto bisogna far capire che non possono agire insieme, un sistema non può funzionare, non può essere democratico se funzionano insieme premio di maggioranza e soglia di sbarramento, perché è una compressione della volontà del popolo sovrano assurda, è una compressione del pluralismo, è una compressione dell'eguaglianza del voto, perché il premio di maggioranza colpisce l'eguaglianza del voto in modo esiziale, e anche la soglia di sbarramento, perché toglie rappresentanza a milioni di cittadini. Allora vedete, la soglia di sbarramento al 5%, parliamo di voti, di persone, 5% significa 1,5 milioni di voti. Se due partiti arrivano ai limiti di questa soglia e non la superano, abbiamo 3 milioni di cittadini italiani, cioè il 10% del corpo elettorale, che non viene rappresentato. Come può funzionare una democrazia? Come può essere inclusiva una democrazia se il 10% del popolo sovrano non viene rappresentato? E allora io devo dire che qui l'unica voce un po' discorde rispetto a questo sentimento comune e mi è sembrata quella del senatore Fornaro, che mi dispiace che è andato via. Penso che dovremmo riprendere l'interlocuzione
con MDP, col Movimento Democratici e Progressisti, perché probabilmente c'è ancora in loro questa incertezza se seguire la strada di un'alleanza in qualche modo che gli può dare dei vantaggi elettorali, oppure accettare che il sistema elettorale sia trasparente e pluralista. Quindi dobbiamo continuare a confrontarci e cercare di superare questo problema. Io dico soltanto che nella legge Acerbo penso che fosse un parente di Maurizio Acerbo, perché era marchigiano anche lui, ma d'altronde noi abbiamo Grandi che era parente di Granti, quindi abbiamo, diciamo così, era suo nonno, insomma. Comunque va bene, l'ordine del giorno Grandi consentì la caduta del fascismo, quindi non possiamo dolercene. Vabbè, insomma, la legge Acerbo sì, dava un premio di maggioranza enorme, ha consentito che il Partito Nazionale Fascista, diciamo così, prendesse il sopravvento, e ha consentito a Mussolini di trasformare il Parlamento in un bivacco dei suoi manipoli, ma non aveva soglie di sbarramento. Nelle elezioni del 1924 sono entrati partiti che hanno preso l'1%, il 2%, lo stesso Matteotti fu eletto in un partito che era il capo dell'opposizione, in un partito che aveva preso poco più del 5% dei voti. Quindi è veramente mostruoso, è mostruoso che si possa andare avanti questa impostazione demolitrice della rappresentanza attraverso queste due tagliole della soglia di maggioranza, del premio di maggioranza e della soglia di sbarramento per l'accesso. Poi c'è un'altra questione: non si tratta soltanto dei diritti la legge elettorale non ci dice soltanto quali sono i diritti del popolo sovrano, ma definisce anche i partiti, definisce che tipo di partiti ci devono essere o ci possono essere nell'ordinamento democratico. Quindi una legge elettorale che consegna al capo di partito la possibilità di nominare tutti i parlamentari, o almeno il 90% dei parlamentari, ci dice che quel tipo di partito è una satrapia, è un partito del capo, e quindi è una struttura autoritaria e autoreferenziale, perché i parlamentari nominati dal capo politico risponderanno sempre e soltanto al capo politico, il quale non sappiamo a chi risponde, non certo al popolo sovrano, perché il loro posto, la loro carriera politica non dipende dal gradimento degli elettori o dal gradimento del popolo, ma dipende dal gradimento del capo. E questo comporta, diciamo così, una deviazione in senso oligarchico delle istituzioni, comporta un malfunzionamento del Parlamento, comporta il fatto che i cittadini italiani non hanno alcuna fiducia nelle assemblee rappresentative della Camera e del Senato, e ancor meno nei partiti politici, anche se alcuni si prendono la briga di spendere 2 euro per scegliere da chi devono essere comandati. Ma noi abbiamo un'altra missione, la missione è quella che ci ha dato la Costituzione, che ci dice che la democrazia deve essere fondata sulla partecipazione, che ci dice che il voto deve essere libero uguale, che ci dice che nel sistema ci deve essere pluralismo. Un altro problema della soglia di sbarramento è che i capi dei partiti politici, con una alta soglia di sbarramento, possono sbarazzarsi dell'opposizione interna, sbarazzarsi e metterla a tacere, eliminarla, cancellarla. Vedete come è stato cancellato Fini e come possono essere cancellati i nostri amici dell'MDP se dovesse rimanere la soglia dell'8% al Senato. Quindi
le due cose vanno insieme, i diritti del cittadino elettore, del popolo sovrano, e la natura dei partiti. Quindi la natura dei partiti sarà sempre una natura, si confermerà questa natura autorità oligarchica e autoreferenziale se non si modificano i sistemi elettorali. Quindi il sistema elettorale, il cambiamento del sistema elettorale è fondamentale per il benessere della democrazia del nostro paese, e noi tutti insieme lotteremo per ottenere questo cambiamento. Grazie.